amici di Radio Maria, leggiamo e commentiamo il messaggio della Regina della Pace del 25 marzo del 2021 dato attraverso la veggente Maria. Cari figli, anche oggi sono con voi per dirvi, figlioli, chi prega non ha paura del futuro e non perde la speranza. Voi siete stati scelti per portare la gioia e la pace, perché siete miei. Io sono venuta qui con il nome Regina della Pace, perché il diavolo vuole l'inquietudine e la guerra, vuole riempire il vostro cuore di paura per il futuro. E il futuro è di Dio. Perciò siate umili, pregate e abbandonate tutto nelle mani dell'Altissimo che vi ha creati. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Carmeli, vi sarete resi conto anche voi che questo messaggio particolare, ma non è la prima volta che la Madonna il 25 marzo, giorno dell'Annunciazione dei Messaggi, una solennità straordinaria. Questo è il messaggio della Regina, cari amici, della Madre, ma della Regina. È un messaggio di chi sa come stanno le cose, è il messaggio di chi ha la situazione in mano, è il messaggio che sa che arriverà la vittoria. Quindi proprio possiamo dire il messaggio del comandante in capo. Però i comandanti in capo, cari amici, molte volte esortano i soldati, ma loro stessi hanno paura, loro stessi hanno i dubbi, si mostrano sicuri, si mostrano pronti, si mostrano preparati, in realtà non lo sono. Cioè a volte sono più codardi dei loro soldati. Ma la Madonna, quando parla da comandante in capo, con certezza, con sicurezza, e lo fa perché, prima di tutto, è l'onnipotenza, nel senso che ottiene tutto da Dio ed è comunque qui per suo comando e sua rappresentanza, quindi è in grado di ottenere tutto ciò che deve ottenere, se Dio questo lo desidera. E la Madonna ci ha già detto, non so quante volte, tantissime volte, che è qui l'ultima volta nella storia dell'umanità, a chiamare l'umanità alla conversione, ma è qui perché questo è il tempo in cui realizzerà il trionfo del suo cuore immacolato. Quello dunque che aveva promesso a Fatima viene realizzato ora, compiutamente, perché noi sappiamo che in questi 40 anni le vittorie del cuore immacolato di Maria sono state tantissime. La più eclatante è stata appunto la realizzazione della promessa di Fatima, che la Russia si sarebbe convertita e con essa anche tante altre nazioni che erano sotto il giogo del comunismo, ma purtroppo il comunismo non è ancora terminato. C'è un popolo numeroso e di grandi culture come quello cinese, che è sotto il tallone del comunismo ateo, dittatoriale, materialista. E dunque, cari amici, è ovvio che questo messaggio ci riempia di gioia. Ieri Maria ha confessato che durante l'apparizione ha anche pianto per questa presenza della Madonna, per il suo sì, ma anche per questa presenza che ci conforta e ci in qualche modo rassicura e ci dà la luce, la pace e la gioia nel tempo della tribolazione, in cui tutti sono nella tribolazione, cari amici. E questi messaggi sono una grande luce, perché noi siamo in uno stato di confusione in quanto non sappiamo quello che sta succedendo, non sappiamo neanche da dove venga questa pandemia,
Non sappiamo neanche se questa pandemia sia qualcosa di architettato, sia qualcosa che è uscito fuori per caso, o sia un fatto naturale. Non sappiamo nulla. Non sappiamo come se ne uscirà da questa pandemia. Non sappiamo quale sarà il futuro che dobbiamo affrontare, cari amici, nel tempo della pandemia. Quindi siamo spaesati. Siamo spaesati, siamo agitati, siamo alla mercé, diciamo così, di quello che ci dicono i mass media. Ma anche loro non sanno nulla, c'è una certa incertezza totale per quanto riguarda il futuro, e in questa incertezza fioriscono progetti umani che molte volte sono progetti delinquenziali veri e propri, come quelli che progettano una diminuzione radicale dell'umanità, progettano una dittatura sanitaria permanente, progettano quello che sappiamo. Che leggiamo purtroppo il mondo dell'intelligenza artificiale, eccetera, tutto il mondo del transumanesimo. Mi ha fatto impressione che un vescovo della Spagna ha detto: purtroppo per il nostro paese la prossima tappa dopo l'eutanasia generalizzata sarà il transumanesimo, quindi superare l'umano, l'uomo prodotto come una macchina, eccetera, tutti i progetti demenziali, cari amici, che nascono in un momento in cui si è persa proprio, diciamo, si è persa la prospettiva, si è persa la luce della fede, si è persa la luce della ragione. Quindi l'importanza dei messaggi della Madonna è fuori discussione. La grazia per noi è che noi avremo la Madonna presente con i suoi messaggi per tutto il tempo dei segreti. Perché uno dei tre ragazzi che adesso hanno le apparizioni quotidiane, uno è Maria, l'altro è Ivan, l'altro è Visca, uno di questi tre ragazzi avrà ancora per tutto il tempo dei segreti apparizioni quotidiane, quindi la Madonna ci potrà confortare con i suoi messaggi, oltre che ovviamente con la rivelazione dei segreti. Abbiamo questa presenza che è l'unica che sulla cui possiamo contare, perché su chi si può contare secondo voi? Non si può contare sugli uomini, si può contare, diciamo, su nulla che sia umano, a meno che non sia strumento di Dio, quello è ovvio, perché è chiaro che Dio poi opera attraverso i suoi strumenti, quindi, diciamo, in questo senso c'è sempre qualcuno che risponde alla sua chiamata. Adesso, cari amici, entriamo nel vivo del messaggio, ma la Madonna entra subito nel vivo della questione, e cioè, cari amici, lei sa che noi in questo momento qui siamo agitati e confusi, angosciati e mezzi disperati. Perché? Perché dopo un anno di mezzo di pandemia, in realtà non è che si prospettino, diciamo, soluzioni. Cioè la soluzione sarebbe quale? La soluzione sarebbe? La soluzione sarebbe che il virus cessasse di essere, diciamo, mortale, come è successo per tutte le altre pandemie di questo secolo. Quindi, se questa fosse una pandemia normale, come quella della spagnola e tutte le altre aviarie, sul ciclo 6 di questo secolo, dopo la terza ondata dovrebbe finire. Anche la spagnola è finita all'improvviso dopo la terza ondata, ma qui, a quanto pare, ci prospettano, diciamo così, successive ondate anche negli anni futuri, per via delle varianti che potrebbero sfuggire anche ai vaccini, bisognerebbe trovarne di altri e quindi rifare le vaccinazioni, insomma una situazione, diciamo, di lockdown permanente, si prospetta una dittatura sanitaria permanente per i prossimi anni. Questo è il timore, non è che sia la realtà, è il timore che c'è nel cuore della gente, insomma, e c'è sempre più un'insofferenza che cresce. Quindi non sono fra quelli che vi dicono, cioè io sono fra quelli che, per la verità, se devo dire come la penso io, sono fra quelli che pregano perché con questa prossima estate, per l'immensa bontà di Maria, ci liberi dal virus. Io sono quelli che pregano per questo, insomma, invito anche voi a farlo, perché non è che creda molto nelle situazioni umane, cari amici. Non credo che gli uomini siano in grado
Sì, qualcosina faranno, ma che siano in grado di uscirne fuori in questa babele delle lingue, ho i miei dubbi. Che ci siano uomini della provvidenza, ho i miei dubbi. Tutti, anche i migliori, possono fare quello che possono fare, però so, abbiamo visto anche leader riconosciuti a livello mondiale, poi alla fine sono contestati perché non riescono a trovare il bando della matassa. Insomma, questo è così. Non so cosa Dio ha in testa, non so cosa ha in testa Dio, perché lui potrebbe anche farci voltare la polvere, potrebbe anche umiliarci, come fa il Padre Buono, che capisce che se non tira le orecchie a suo figlio, quel somarello, non cambia vita. Insomma, quindi potrebbe Dio anche pensare che abbiamo bisogno di un bel bagno di umiltà per rimetterci in carreggiata come creature umili. Mi ha molto colpito questa parola della Madonna alla fine del messaggio: perciò siate umili, inginocchiati davanti a Dio, chiedete perdono, siate umili, non pretendete di uscirne da soli. Quindi il mio atteggiamento è quello di, è questo: gli uomini da soli non ce la fanno. Prego Dio perché ci aiuti. Ecco, poi che la pandemia sia più grande dei pericoli, io non lo credo. Credo che il più grande pericolo sia la guerra, ormai la Madonna ne parla chiaramente. Oggi ne parla chiaramente, ha pure detto, tanto perché fosse chiaro, guardate che io sono venuto qui come regina della pace. Capito? Non è la Madonna, come si dice, salute degli infermi che è venuta qui. Vuoi dire la Madonna, regina della pace. E ha spiegato anche perché. Perché il diavolo vuole la guerra. Quindi, cari amici, vedete come è oscuro il futuro, diciamo, alla luce delle considerazioni umane. E siamo nella Babele delle lingue. Cerchiamo di tenerci a galla meglio che possiamo, per carità. Io non sono un antagonista, sono uno che collaboro con le persone di buona volontà, però non vengono a dirmi che diciamo, con le leggi inique che ci sono negli stati, che le leggi inique che gli stati promuovono, ci possa essere da parte di Dio una, come si dice, la firma di un armistizio, insomma. Vuole che cambiamo, questo è poco ma sicuro. Allora la Madonna entra nel vivo, sa che noi siamo agitati per il futuro. Allora si rivolge a noi, che siamo quelli che ha risposto alla chiamata, e ci dice: sappiate, figlioli, che se pregate, e pregando, scoprite la mia presenza, quella della Madonna, la presenza di Dio, il suo amore, la sua misericordia, le sue promesse. Cioè, se siete miei, vincerete. Il mio cuore immacolato alla fine trionferà. Allora, considerando, diciamo così, entrando nel mondo soprannaturale, voi uscite dalla confusione, dall'agitazione, ritrovate le idee giuste, le idee chiare, che sono quelle del piano di Dio, e avete nel cuore la pace. Quindi, cari amici, la Madonna ci dice: non fatevi assorbire, non fatevi inghiottire, diciamo così, dalla trappola del panico, dalla paura del futuro, e neanche delle false promesse degli uomini che vi dicono che questa ormai siamo in dirittura d'arrivo, che fra poco incomincerà, eccetera, eccetera, il mondo nuovo, eccetera, eccetera. Voi cercate la sicurezza, la pace da Dio nel mondo soprannaturale. È Dio che vi dà la certezza che c'è un futuro, è Lui che vi dà la certezza che c'è speranza. Questo è il primo messaggio che ci dà la Madonna. Ha fretta di entrare, subito entrate nel vivo. Anche oggi sono con voi per dirvi: figlioli, chi prega non ha paura del futuro e non perde la speranza.
E poi ci dice, voi sappiate, voi che avete risposto alla chiamata, non siete quelli che dovete, diciamo così, accodarvi alle false speranze del mondo, alle false soluzioni del mondo, alle prospettive apocalittiche, alle disperazioni, alle paure, alle angosce, alle false consolazioni. No, no, voi siete stati scelti e siete diventati miei per portare la vera gioia, che è quella dell'amore di Dio, che è quella della certezza dell'aiuto di Dio, che poi è anche quella, diciamo così, della prospettiva cristiana, secondo quello che ha detto Gesù, che giova l'uomo guadagnare il mondo intero se vuoi perdere la sua anima. Cioè, alla fine, io ho detto a Maria, ho chiesto ieri, ma fra il virus e la guerra, che cosa dobbiamo temere di più? E lei ha detto, dobbiamo temere di più di perdere l'anima. Quindi per noi, cari amici, noi dobbiamo portare la gioia e la pace, è quella che, come dire, Dio è il nostro salvatore, ma non è che ci salva dalla morte, ci salva dalla morte eterna, ci salva dalla morte senza speranza, ci salva dalla morte nella prospettiva atea, secondo la quale con la morte finisce tutto, ma alla fin fine quando noi attraverso la preghiera, il contatto con Cristo risorto, esorcizziamo la paura della morte, di cosa temiamo? I martiri mica avevano paura della morte, ma perché loro, per loro la morte era un abbraccio di Cristo. Ma questo, la morte è un abbraccio con Cristo per ogni cristiano, cioè con la morte entriamo nella beatitudine eterna, per cui noi, virus o non virus, guerra o non guerra, noi guardando al futuro non abbiamo paura. Perché? Perché per chi crede, per chi spera e per chi ama Dio, il futuro è l'eternità, della pace, della gioia, della vita eterna. Cioè, per chi crede, cari amici, la morte è l'ingresso in paradiso. Quindi sappiamo che la morte è una tragedia, cioè un fantasma che aleggia sulla vita. Poi oggi si può veramente dire c'è il trionfo della morte, la nascondiamo, ma comunque per le morti per aborto, per eutanasia, per le guerre, è un macello. Il mondo è una macelleria spaventosa. Non lo sapevate? Il mondo è una macelleria spaventosa. Come si fa a portare la gioia e la pace in un mondo che comunque è una macelleria spaventosa? Dico comunque perché se poi c'è la guerra con le armi che sappiamo, diventa un'ecatombe. Come si fa a portare la gioia e la pace? Cari amici, perché noi abbiamo un'anima spirituale immortale, per cui muoiono i corpi, non muoiono le anime. E le anime entrano nella gioia eterna di Dio se sono aperte a Dio. Questo è il motivo per cui noi siamo sereni guardando al futuro. Adesso, cari amici, ho la prospettiva, cioè ho la fortuna, diciamo, di aver seguito l'apparizione di Medjugorje fin dall'inizio praticamente. E quindi poi da sempre vi ho commentato i messaggi, ho scritto tanti libri, cioè voglio dire, ho una memoria storica che mi aiuta tanto anche a capire i messaggi, però ciononostante sappiate che c'è chi lo fa meglio di me, perché non sono uno che diciamo ha delle esclusive o nessuna esclusiva, però posso dire che quelle poche volte che la Madonna ha detto io sulla regina della pace, l'ha detto per dire, lei ha detto io sono venuta qui come regina della pace, l'ha detto quando stavano spirando venti di guerra, l'ha detto due o tre volte, io sono qui come regina della pace, non è qui come Madonna del perpetuo soccorso, come salute degli infermi, come non so come dite voi, no, Madonna del Rosario, no, è qui come regina della pace. Questo vuol dire, cari amici, che comunque
come ha già detto in passato, e fin dall'inizio, amici, il suo compito è di riconciliare gli uomini con Dio, perché fanno la guerra a Dio, l'umanità fa la guerra a Dio, e qui per riconciliare gli uomini con Dio affinché la riconciliazione degli uomini con Dio riconcili gli uomini fra di loro. Diversamente, la guerra che fanno gli uomini a Dio diventa la guerra che gli uomini si fanno fra di loro. E adesso è qui come regina della pace, perché a partire dall'ultima guerra mondiale, cari amici, le armi di cui l'uomo dispone, anche le nuove armi che comprendono quelle dei virus, perché non sappiamo neanche se proprio questa pandemia sia da escludere. Diciamo così, da questa prospettiva, diciamo, bellica, non sappiamo. Sappiamo che è venuta da un laboratorio dove si preparavano queste armi, un laboratorio militare, però non si può dire niente di sicuro. In ogni caso, la Madonna è qui come regina della pace. Cosa vuol dire? Che la guerra è il pericolo più grave che corre l'umanità. Una guerra che potrebbe incominciare come guerra locale e poi diventarsi guerra globale porterebbe brevemente l'umanità a distruggere se stessa e il pianeta sul quale viviamo. Voi dite, ma è impossibile perché ci sono le interconnessioni qua e là, e ci sono troppi rapporti, troppi interessi comuni, alla fine si metteranno d'accordo. Sì, però Putin ha detto che la situazione potrebbe sfuggirci di mano. Ha detto, la situazione poteva sfuggirci di mano e andare verso la catastrofe. L'ha detto a Davos, dove non era neanche stato invitato, ma ha mandato ugualmente un discorso. Leggetelo tutto, io l'ho letto tutto il discorso di Putin. La sua paura è proprio questa. Allora, Madonna dice, io sono qui come regina della pace. E ti dice perché? Perché il diavolo vuole l'inquietudine alla guerra. Attenzione, la parola inquietudine non vi inganni. Perché la parola croata è nemiran, cioè il diavolo vuole una situazione di nemiran, di non pace. Quindi la parola inquietudine è molto tenue, si potrebbe usare un'altra parola, vuol dire agitazione, oppure vorrebbe dire conflitto, una situazione di conflitto, una situazione di litigio, insomma, bisognerebbe trovare due o tre aggettivi. Due o tre sostantivi che traducono bene questa parola croata, che non è inquietudine. In altri momenti la Madonna ha usato la parola odio, però qui non l'ha usata, ha usato la parola nemiran, che vuol dire agitazione, vuol dire tutti contro tutti. È la guerra. Quindi ecco, la Madonna è qui come regina della pace perché il diavolo vuole l'inquietudine. Il dissidio vuole l'agitazione e la guerra, e poi vuole riempire, e qui ovviamente la paura con la pandemia, è chiaro che l'incertezza sul futuro, e quindi anche, diciamo, la paura, l'angoscia, le depressioni, le malattie psichiche sono tantissime. Vuole riempire il vostro cuore di paura per il futuro, ma il futuro è di Dio. Anche qui c'è il futuro di Dio. Ma nel testo quando c'è vuol dire ma. Quindi sarebbe il diavolo vuole riempire, vuole l'odio e la guerra, vuole riempire il vostro cuore di paura per il futuro, ma il futuro è di Dio. Cari amici, non so se avete colto nel messaggio, c'è tre volte la parola futuro. Che la Madonna dice è ciò che vi angoscia, che vi toglie il sonno e vi agita. E nessuno è capace di dirvi parole che vi tranquillizzano. Sono tutte parole scritte sull'acqua. Quindi ha affrontato il problema del futuro e come l'ha risolto? L'ha risolto dicendo il futuro è di Dio. È di Dio, lui lo determina, lui ha già l'obiettivo verso il quale condurci, è inviato la Madonna per condurci verso quell'obiettivo. Allora,
Madonna dice: state tranquilli, figlioli. Il futuro non è in mano agli uomini, i quali, sotto con l'inganno del diavolo, possono spingervi verso un futuro catastrofico. Ma voi non dovete aver paura, perché comunque il futuro è di Dio. Cioè, detto in parole povere, la Madonna aveva detto: Satana regna, vuole distruggere le vostre vite e prende su quale camminare. Ma Dio vi ama e ha mandato a me per salvare le vostre vite e la terra sulle quali vivete. Quindi questo è il ragionamento che riguarda il futuro. Cioè, Satana vuol distruggervi attraverso la guerra. Attraverso l'odio e la guerra, Satana vuol distruggervi. Guardate che negli ultimi 6 mesi la Madonna ha tirato fuori 5 volte il diavolo. È tantissimo. È praticamente quasi in tutti i messaggi. Io ho visto che tutte le volte che faceva così è perché c'era in ballo la guerra nel passato. Quindi la Madonna ci invita a tranquillizzarci, perché il futuro ce l'ha in mano Dio, cioè ce l'ha in mano lei di fatto, perché Dio l'ha mandata qui, ma Dio vi ama e ha mandato me per salvare le vostre vite e prendere su quale vivete. Poi, cari amici, alla fine la Madonna ci indica come uscire fuori da questo groviglio, diciamo, di paure, di angosce, di soluzioni fallite, di progetti che crollano, di inganni di ogni genere, insomma, poi tutti quelli che ci vogliono guadagnare sopra, perché è chiaro che tutto quello che è stato fatto e si fa da quelli che hanno in mano il mondo per guadagnare di più, figlioli. Come facciamo a fidarci? Allora, cosa dobbiamo fare, cari amici? Dobbiamo scoraggiarci? No. Siate umili, cioè non pretendete di essere voi, non pretendete di essere voi a risolvere e a combattere una battaglia il cui capo dell'esercito è Satana in persona. Non ce la fate. Vi inganna, vi trascina, vi devia. Quindi siate umili, ricorrete a Dio, ricorrete a Gesù, ricorrete a me, dice la Madonna. Pregate, io aggiungo giorno e notte. La preghiera continua, o si lavora o si prega. Non perdete tempo in altre cose, vi prego. Non è più il tempo, non c'è più tempo da perdere. Non possiamo perdere più il tempo in cose inutili. O preghiamo o lavoriamo per il regno di Dio. Abbandonate tutto, le vostre preoccupazioni di carattere spirituale e di carattere materiale, nelle mani di Dio, nelle mani dell'Altissimo che vi ha creati e vi protegge con la sua provvidenza. Poi la Madonna ha detto: chiunque nel messaggio passato ricorre a me e al mio cuore immacolato, io non lo lascerò nell'inquietudine. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio formidabile, messaggio che ci indica dunque che la Madonna ha in mano la situazione, ci guida con fermezza, ci chiama alla conversione, ci indica, diciamo così, il futuro, che sarà un futuro tribolato, ma lei l'ha in mano, porterà la vittoria, cari amici. Abbiamo un nemico potente che è il diavolo, ma Dio è onnipotente. La Madonna, a servizio di Dio, usa la sua onnipotenza per far sì che le anime si salvino. Come ha detto Maria, virus o guerra, l'importante è salvarsi l'anima. Ricordiamoci, l'importante è salvarsi l'anima. Anche nella prospettiva della Pasqua, chi è in peccato mortale si inginocchi davanti alla croce, chieda perdono dei suoi peccati e vada a confessarsi. Non prenderà il virus, userà il minimo che viene richiesto. Per non prenderlo si può andare a confessarsi tranquillamente. E diciamo, c'è una differenza abissale fra fare la Pasqua in grazia di Dio
che fa la Pasqua in stato di peccato, chi fa la Pasqua in grazia di Dio ha il cuore pieno di gioia e di pace. Non perdiamo questa grande grazia della Pasqua che abbiamo davanti, qualunque siano anche le restrizioni a cui dobbiamo assoggettarci, pazienza, insomma. Quando si è in grazia di Dio si può sopportare tutto, ma quando si è, diciamo così, col peso del male del cuore, si sopporta più niente. Bene, carissimi, completiamo con la rilettura del messaggio. Cari figli, anche oggi sono con voi per dirvi, figlioli, chi prega non ha paura del futuro e non perde la speranza. Voi siete stati scelti per portare la gioia e la pace perché siete miei. Io sono venuta qui con il nome Regina della Pace perché il diavolo vuole l'inquietudine e la guerra. Vuole riempire il vostro cuore di paura per il futuro. Ma il futuro è di Dio. Perciò siate umili, pregate e abbandonate tutto nelle mani dell'Altissimo che vi ha creati. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ringraziamo la Madonna per questa sua presenza. Si è lodato Gesù Cristo, sempre si è lodato. Regina della pace, prega per noi.